quando non riusciamo più a tenerli e cominciamo a chiederci perché stanno così male. E ci accorgiamo che tutti avevano un'immagine distorta della realtà, innanzitutto l'autoimmagine, cioè questi ragazzini si definivano pazzi. Cioè quando noi per esempio dicevamo bravo, hai fatto una bella cosa, anche non so di che sono pazzi. Questo è quello che ci dice. Due, le famiglie non credevano che questi ragazzini potessero fare qualcosa di nuovo. E allora escogitavo un trucchetto, cominciamo a fotografarli tutti i giorni in tutte le cose che facevano. Poi scartavamo le fotografie in cui facevano il bordello, facevano i manifesti, facevano qualcosa, e gli davamo le fotografie, quelle in cui pareva che facessero qualcosa, che stavano scrivendo, che stavano al computer, che stavano disegnando insieme in qualche modo, gliele davamo e gli chiedevamo di scrivere le didascalie. Siccome scrivevano malissimo, gliele facevamo fare al computer e facevamo un album che davamo alle famiglie ogni mese. Questa cosa cominciò a far cambiare un po' il concetto, a cambiare l'occhio, come i ragazzini si guardavano, ma un po' alla volta cambiamo anche noi, nel senso che nonostante avessimo noi esercitato il trucco, cominciamo a pensare che questi ragazzini erano forse meglio di quello che noi pensavamo, ci facevamo festivo da solo. E quindi cominciamo a comportarci con questi ragazzini con un'aspettativa diversa. La stessa cosa successa con le famiglie. Le famiglie cominciarono a guardare i loro figli come qualcosa che forse di buono poteva nascere. E anche i ragazzini a un certo punto cominciarono a pensare che forse non era proprio una schifezza. Ecco, tutto questo ovviamente è possibile all'interno di un luogo molto protetto e molto distretto, chiaramente. Se volessimo fare un lavoro del genere all'interno della scuola, la cosa è un po' più complicata. Un'altra cosa che notavo, per esempio, fu la fame di amore e di attenzione che aveva. Cioè, per esempio, se gli veniva la crisi, lui ce l'aveva abbracciato, era l'unico modo per tenerti bloccato. Si calmavano immediatamente, avevano bisogno di essere abbracciati, cioè, spesso facevano casino per poter essere abbracciati. Le femmine ci raccontavano che i loro fidanzati le ammazzavano di botte, ma perché mi vuole troppo bene. Questo è. Cioè loro erano disposte a un'equazione immunda, quella che tuttora funziona con il femminicidio. Se mi ami, a me che sono una persona di scarso valore, vuol dire che mi vuoi anche prendere a volte, perché il gioco va dalla camera. E questo è quello che succede nelle situazioni di femminicidio, e questo succedeva con quelle ragazze. Il problema era che in realtà questi ragazzi, sin da piccolissimi, erano stati abituati a essere considerati la feccia dell'umanità. E la feccia dell'umanità, se io li considero in questo, se io li vedo in questo modo, loro diventano così. Quindi il vero problema, oggi il vero problema che abbiamo, sapete qual è? Che i numeri si sono moltiplicati all'infinito. Le dediche non stanno solo a Napoli, stanno a Milano, stanno a Piacenza, stanno dappertutto. Ogni giorno, se leggete sui giornali gli episodi di bullismo che si stanno verificando, Napoli fa, ovviamente, fa causa, anche perché abbiamo scritto i libri su questa cosa. Ci sta Saviano che tutti i giorni ci aggiornano su come sta la situazione. Ma la situazione sta sfuggendo di mano dappertutto. Allora il vero problema è che non possiamo pensare di aprire una nuova chance, non funzionerebbe. Il vero problema è che la scuola deve diventare chance,
e chance di entrare nella scuola. Allora, o cambiamo le ottiche che ci consentono di affrontare questa nuova dimensione, cioè oltre alla solitudine del docente e del genitore, c'è anche la solitudine dei ragazzini che viene in qualche maniera compensata con l'aggressività. Anche il fatto di avere una tale dipendenza dai social e dagli apparecchi che consentono di accedere ai social significa che questi sono soli, non hanno affetto, non hanno amore, hanno bisogno di essere abbracciati. Allora il mestiere dell'insegnante in qualche modo deve cominciare a cambiare. Io non so darmi delle forme. La mia esperienza mi ha portato a capire che se io comincio ad amare l'oggetto del mio lavoro, forse quello funzionerà. Ma non può essere una ricetta che possiamo dare a tutti. Non facciamo le selezioni agli insegnanti sulla base della loro capacità relazionale, e questo è un problema, perché se l'insegnante non sa comunicare, se non sa trasmettere attenzione ed affetto, non è un buon insegnante. Può sapere tutto della consecuzione tecnica, però il vero problema è che non sa fare l'insegnante, ed è quello il vero problema che abbiamo oggi. Le riforme continuano a essere centrate sui contenuti, ma su me non stiamo ancora preparando in maniera pazzesca la scuola come reale comunità, dove insieme docenti e alunni si pongono problemi che risolvono insieme. È un sogno, ed è su questo che dobbiamo tentare di ragionare per immaginare una scuola che sia in grado